Questa sera a San Sebastiano al Vesuvio con Gabriella Vitiello. È un'attrice, ma questa sera presterà la sua voce per la lettura di uno stralcio del libro che verrà presentato nella rassegna di San Sebastiano al Vesuvio, appunto, diritti ed autori. Allora, però noi a Gabriella questa sera vogliamo chiedere in primis la sua passione per il teatro, perché lei nasce come attrice, e poi questa passione ha fatto sì che la sua voce venisse utilizzata anche per la lettura di testi, anche di audiolibri. Ma partiamo dal teatro. Tu sei di Torre del Greco. Torre del Greco. Poi mi sono trasferita a Roma per studiare, per frequentare appunto l'Accademia d'Arte Drammatica. Io nasco come attrice e la mia passione da dove nasce? Dai film che mi faceva vedere la mia mamma, perché la mia mamma è una fan di Julia Roberts e quindi vedeva spesso Pretty Woman, e io ho sempre detto da grande voglio essere non un'attrice, ma Julia Roberts, dicevo questo da piccola, e quindi poi ho cominciato a studiare i vari laboratori. Dopo le scuole mi sono trasferita a Roma per frequentare l'Accademia d'Arte Drammatica, e quindi poi lì ho cominciato. Mi sono sempre chiesta una cosa: quando si ha una passione come quella per il teatro, quando poi si inizia a studiare, hai trovato una corrispondenza in quello che tu immaginavi prima, o hai scoperto qualcosa di diverso studiando, poi mettendoti una posizione diversa, che non è più quella istintiva del glamour, potremmo dire, ma dello studio? Sì, devo dire che mi ha colpito in positivo, perché lo studio, l'accademia, il teatro mi ha dato quello che è poi la disciplina sul luogo di lavoro, che sia un set, che sia durante le prove di uno spettacolo, quindi mi ha formato molto come persona, ad avere soprattutto una mente molto precisa, organizzarmi il lavoro, perché l'attore, sì, è vero che ha emozione, però è anche corpo, voce, disciplina rispetto per il compagno che abbiamo in scena, e ascolto soprattutto, ascolto di noi stessi ma anche dei compagni con i quali condividiamo il set o il palcoscenico, quindi mi ha dato molta disciplina. La voce, ne abbiamo parlato un po' prima, io ti ho detto che sono appassionata delle declinazioni emozionali, diciamo questa terminologia un po' così, no? Che la voce può dare, perché quando un attore interpreta, indubbiamente non è solo la voce, ma c'è il corpo, la gestualità, cioè tutta una serie di cose che ti possono colpire, l'abbigliamento, i capelli, il trucco. Quando invece si legge o si interpreta anche una poesia, uno scritto, lì non ci sono filtri, soprattutto se non c'è l'immagine. E quindi lì che tipo di lavoro un attore, o anche una persona che non è un attore ma nasce proprio come, io lo chiamo il donatore di voce, che cosa, qual è l'elemento più importante da tenere presente? Allora, innanzitutto la concentrazione, e poi secondo me bisogna lasciarsi andare a quella che è la storia, ma non a caso, ovviamente bisogna studiarlo, penso, però poi è la pancia, il cuore, come dicevo prima, l'attore è corpo, voce, cuore, e in questo caso c'è molta più voce. Però io affronto il pezzo, soprattutto quando lavoro con gli audiolibri, come se fossi sul set, quindi io interpreto il personaggio del quale sto parlando nel libro, nel racconto, quindi il mio approccio è lo stesso, cambia soltanto il mezzo, che sia una serie, che sia lo spettacolo teatrale, che sia il libro. Cambia soltanto il mezzo, però l'approccio al lavoro è sempre quello. Ti faccio una domanda forse un po' curiosa. Ti è mai capitato di dover leggere, interpretare qualcosa e di aver valutato tu stessa che forse quella voce, cioè la tua voce non era adatta, o hai avuto paura e quindi hai dovuto lavorarci di più per renderti conto che poi non era così, che penso che poi alla fine, o forse non lo so, ti chiedo, ci sono delle parti che la nostra voce, pur essendo
preparata, non riesce a reggere, diciamo così, o ad interpretare bene fino in fondo. Assolutamente sì, e lì poi entra in gioco il lavoro che è quello dell'attore, essere qualcun altro diverso da te stesso. Quindi come su un set indossiamo un costume diverso, una parrucca, un trucco particolare, con la voce magari lavoriamo sul tono, sui bassi, su una voce nasale, su una voce un po' più di gola, su una voce un po' più frontale. Questo poi fa parte del, comunque del mestiere dell'attore. Ultimissima domanda, ci sono dei personaggi o delle letture che prediligi? Facendo pure tutto, però noi dentro di noi, ciascuno di noi ha delle preferenze qualunque cosa faccia. Tu hai una qualcosa che ti prende di più o un brano che ti ha preso di più? Mi è capitato di fare tantissime presentazioni, soprattutto nell'ultimo periodo dalla pandemia in poi, e ci sono stati dei libri, dei romanzi che mi hanno colpito particolarmente e ai quali io sono particolarmente affezionata. Infatti poi, incuriosita, ho fatto anche delle domande agli autori, perché ero proprio incuriosita su come nascevano quelle storie, quei personaggi. Se prediligo qualcosa in particolare, no, questo no, io sono una lettrice aperta a tutto. Esatto, aperta a tutto. Però non nascondo che ci sono delle storie che mi colpiscono più delle altre, però se devo dire che ho una preferenza, no, questo no. Gabriella, in bocca al lupo per stasera, grazie per aver condiviso con noi qualcosa di interessante e alla prossima. Alla prossima.